hanno appena adottato il piano regolatore strutturale. Ora, l'operativo, che è arrivato chiaramente dai tecnici a ridosso della scadenza elettorale, quindi a ridosso dello scioglimento del Consiglio Comunale, noi ci siamo interrogati se portarlo in adozione o non portarlo. Ci sono stati ovviamente, c'erano tanti della cittadinanza che giustamente chiedevano di accelerare, quindi è stata tentata questa accelerazione, abbiamo portato in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, a causa della particolarità della modalità di votazione di tutti i piani regolatori, perché tutti i piani regolatori di tutte le città devono essere approvati con un sistema di approvazione che è ad excludendum di coloro che hanno anche un minimo interesse in quella zona, che hanno parenti o affini fino al quarto grado, che hanno qualche proprietà in quella zona. Quindi voi capite che in un paese piccolo come Forano, dove parenti e affini sono piuttosto intrecciati, le uscite e le astensioni sono numerose. Quindi in quella circostanza è venuto a mancare questo numero legale sostanzialmente, quindi si è tentato, dato che manca una giurisprudenza in materia, proprio perché siamo i primi ad arrivare con questo piano regolatore, quella sera ipotizzammo di tentare, ma poi nei giorni successivi abbiamo verificato non che esistesse una giurisprudenza, ma che i rischi potessero essere elevati per il Comune, per il Consiglio Comunale, per tutti i consiglieri eventualmente, quindi abbiamo annullato questa delibera. Ora, per rispondere poi, scusa se ho preso un po' di tempo, definitivamente alla tua domanda, qual è la situazione? L'importante per un'amministrazione è arrivare alla pianificazione generale, che è il piano regolatore strutturale, perché chiunque arrivi domani, io penso che sarà assolutamente Adelaide, dovrà poi attenersi a quella pianificazione, quindi potrà fare un piano operativo. Io credo che lei adotterà immediatamente quello che è già pronto, se lo riterrà potrà fare delle piccole modifiche, non sono io a interferire, però questo può essere fatto nel giro di pochissimo tempo, tant'è vero che questo piano operativo viene chiamato piano del sindaco, cioè del sindaco non perché è di proprietà del sindaco, ma perché è del sindaco che è in carica in quel momento, cioè cambiando sindaco il sindaco può modificare facilmente e rapidamente, perché la burocrazia e le carte da fare per il piano operativo sono semplici. Si va in Consiglio Comunale, si adotta, si pubblica per le osservazioni e si approva immediatamente, quindi 3-4 mesi al massimo. Ora, chiaramente, se noi avessimo approvato questo operativo, qual era la differenza? Che forse qualcuno poteva ed era già pronto a partire con qualche intervento, però il rischio che qualcuno ha paventato, se qualcuno che arriva dopo vuole cambiare tutto, l'avrebbe potuto fare comunque, perché il piano operativo è il piano del sindaco, quindi un nuovo sindaco che avesse voluto buttare all'aria quello che noi avremmo approvato sarebbe stato indifferente. Quindi non dico che non c'è un piccolo ritardo, che è quello di qualche mese, ma stiamo parlando di 2 o 3 mesi, non stiamo parlando di anni luce. La parte importante, la parte che andava approvata era lo strutturale. Spero di aver chiarito e non so se ci sono altre domande, grazie. No, prima di congedare Enrico, l'impegno lo dobbiamo prendere, no? Quindi 3 mesi prima dell'estate ci sarà. Sicuramente se riusciremo il primo consiglio comunale, come poi è stato scritto anche nel programma, evidenziato bello in rosso, il nostro impegno è quello di votare il nuovo piano regolatore, la parte ovviamente operativa. Sì. Se posso ricordare che questo impegno che io ammiro e devo dire stimo è lo stesso impegno che noi nel 99, io personalmente e tutti quelli che erano con me, prendemmo di fronte alla cittadinanza, cioè quella di portare a termine un piano regolatore di chi ci aveva preceduto, che poteva essere condivisibile o anche molto meno condivisibile, ma noi lo portammo a termine nel giro di un anno e mezzo ulteriore, dal 99 al 2001 sostanzialmente, e lo approvammo mantenendo quell'impegno, quindi credo che la cittadinanza abbia apprezzato. Quindi oggi quello che ci dobbiamo chiedere è questo: chi si impegna ad approvarlo in tempi rapidissimi? Grazie Adelaide del tuo impegno. Prego. Allora, per continuare, volevo invitare i consiglieri, i candidati al Consiglio Comunale sul palco, così poi ognuno di loro si potrà presentare e lo potrete conoscere. Vado in ordine: Giovanni Barbagallo, Massimo Bianchini, Piero Colonna, Bruno Materazzo, Silvia Peletti, Giorgio Santelli sta qui vicino a me, Stefano Biagioli, Simone Freccia, Domenico Malvagia, Giorgio Panara, Luciano Porcellu e Sara Simonetti.
accogliamo con un bel applauso. Allora io starò in piedi dietro di loro, perché questa sera faccio la doppia funzione. E comincio con Luciano perché come me non è apparso nel video, io condurrò la serata, ma tu ti devi presentare. Compriamo il protocollo, mi presento subito. Mi alzo in piedi anche se non cambia niente. Signori, mi chiamo Luciano Porcello, sono residente a Porano in via Cavalieri di Vittorio Veneto dal mese di ottobre del 2007. Provengo dalla carriera militare, prima sono stato nella categoria sub-ufficiali per poi transitare in quella ufficiali. Mi sono fatto una scaletta, altrimenti rischio di fare il salto della guardia. Non ho mai militato nella politica, sicché mi ritengo un apolitico. Non mi sono autocandidato, mi è stato proposto di collaborare con questa squadra e ho accettato volentieri in quanto inserita in una lista civica. Darò il mio apporto per l'attuazione del programma, dei progetti inseriti nel programma. Non conosco la realtà cittadina, sicché cercherò di inserirmi il più rapidamente possibile. Non posso fare né proposte né promesse, in quanto fare promesse significa mantenerle. Se tu non le mantieni, il primo concittadino che incontri per la strada ti apostrofa come con l'appellativo di Bucciotto, con 3C e 3T. Mi sono espresso in gergo locale con un marcato accento sardo, come avete potuto capire. Ma è parlata sola? Solo una promessa sono certo di poter mantenere, ed è questa: se a qualcuno venisse in mente la malaugurata idea di aumentare le tasse ai cittadini di un solo centesimo, mi dimetterò seduta stante. Questo ve l'ho promesso e la mantengo. Ho cercato di essere breve per non togliere spazio a nessuno. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie Luciano.